Siamo in compagnia di Goraz Skrt, direttore dell'Ufficio Sloveno per il Turismo, e di Dario Matosevic, direttore dell'Ufficio Nazionale Croato per il Turismo. A Goran Skrt, in qualità anche di presidente dell'Adutei, chiediamo quali sono le iniziative congiunte che gli enti del turismo stanno approntando per l'immediato futuro nell'ottica dell'internazionalizzazione di alcune destinazioni turistiche nel mercato globale. Goraz. Oltre alle nostre presentazioni che ogni paese, ogni ente fa per conto proprio, facciamo anche tante cose in comune, soprattutto collaborazione e lavoro nel confronto dei giornalisti. Ci presentiamo in workshop e in iniziative simili nel riguardo degli giornalisti, ma anche in riguardo agli agenti di viaggio e tour operator. Quest'anno abbiamo ancora in programmazione delle serate, incontri con i giornalisti sia a Milano che a Roma, e poi per l'anno prossimo la programmazione è un workshop per incontrare gli agenti di viaggio e tour operator italiani e affrontare questi discorsi tutti insieme. Oltre a questo, ultimamente abbiamo iniziato a collaborare come associazione molto bene con le fiere. Ci siamo presentati tutti insieme alla fiera di Parma, Salone di Camper a Parma, e stiamo parlando di fare un'iniziativa simile anche per la prossima edizione della BIT. Noi quest'anno abbiamo, per la prima volta, abbiamo aderito a un'iniziativa della Adutei con un notevole successo. È stato il workshop del Mitteleuropa ed è un esempio esattamente di un prodotto mitteleuropeo nel quale ci siamo trovati quattro paesi, la Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca e l'Ungheria, e ci siamo presentati al tour operator e alle agenzie. Per noi è stata la prima volta, è stato un buon successo ed è un esempio nel quale continueremo a lavorare anche nel prossimo anno.